Si parla di almeno 4.000 persone e di oltre 15.000 euro raccolti, grandi numeri per la nona biciclettata della salute, l'evento che ormai da anni accoglie tutti i pistoiesi mestamente rientrati dalle ferie. E allora per riprendersi da questo trauma cosa serve? Ingegno mixato alla goliardia e a bordo delle biciclette spunta davvero di tutto, dai funghi ai Flintstone, dalle galline in fuga fino ad arrivare a un vero e proprio sambodromo con tanto di ballerine o ballerine, a dire il vero non abbiamo controllato fino in fondo. E se una parola dovesse racchiudere il senso della biciclettata, quella parola è sicuramente semplicità, perché alla fine serve questo per poter coinvolgere trasversalmente una città, senza poi parlare della beneficenza, già perché i soldi raccolti andranno a 3 associazioni che operano sul territorio e soprattutto per il territorio, ovvero APR, Mofema e Il Sole. Mettere insieme tutte queste persone così spontaneamente su una bicicletta non è una cosa facile, ci vuole carisma e poi ci vuole una certa partecipazione, che voi riuscite in qualche modo a essere profeti in patria, e questo è difficilissimo, specialmente a Pistoia. È vero, però guarda, la trasparenza secondo me che abbiamo sempre messo in questa manifestazione alla lunga poi paga, la correttezza di dare subito i numeri della beneficenza, dove vanno, a chi vanno, e soprattutto è una beneficenza che rimane qui sul territorio, e Pistoia questo l'ha recepito in pieno. E quindi io devo sempre dire grazie a tutti quelli che partecipano, perché i veri protagonisti, i veri attori della biciclettata non siamo noi, che magari si fa tanti sacrifici come ha detto te prima, ma i veri protagonisti e attori sono quelli che partecipano e che vengono qui a dare un senso a questa manifestazione che nemmeno noi ci si aspettava. Lei è vestito da sindaco o è il sindaco di Volevo venire con la fascia, poi il mio capo di gabinetto me lo ha proibito, perché con le istituzioni non si scherza. Senti, una giornata come questa è da ricordare, da incorniciare come una delle più belle dell'anno. Sì, è il volto più bello di Pistoia e dei pistoiesi e dei tantissimi non pistoiesi che partecipano a questa, che è una vicenda incredibile, un gruppo di amici, un bar, una tradizione che è un rituale tra pochi che diventa una festa di tutti e dell'intera città. E poi la salute, la biciclettata nelle vie della città, coloratissima, e la solidarietà. Mi pare che davvero questo sia il volto più autentico, generoso, divertito e divertente, solidale di Pistoia. Forse c'è una parola che è quella che rende tutto questo così bello, semplicità. Esatto, la semplicità è un valore, lo è sempre stata. E questo stare insieme in allegria ed in semplicità dalla misura appunto di una città bellissima e capace di cose essenziali, di gesti fondamentali che sono sempre non ostentati, semplici, anche quando così colorati in una festa corale e di popolo come questa meravigliosa biciclettata. Tuteliamo la biciclettata, tuteliamola dalle polemiche soprattutto, nelle quali, ahimè, noi pistoiesi siamo davvero bravi. Tiriamo le orecchie alle autorità perché la salvaguardino, visto che Pistoia non è fatta solo di piante, strade da rifare e brigidini. E a dire il vero, i brigidini sono di Lamporecchio, quindi alla fine non ci resta proprio più di tanto. Viva la biciclettata della salute! Bravo! Grande!